Grazie Presidente. Di fatto nel nostro ordine del giorno appena votato, precedentemente votato, credo sia stata fatta una buona sintesi di tutte le intenzioni e delle necessità che riguardano l'azienda Pharmacup per ciò che riguarda il futuro. Su questo ordine del giorno, in realtà abbiamo, diciamo, alcune perplessità che sono, a parte la prima parte, che diciamo, siamo d'accordo tutti, poi bisogna vedere giustamente, dice la consigliera Baglio, vedere come. Non so se nella precedente consigliatura il piano delle partecipate prevedeva tutte queste cose per ciò che riguarda Pharmacup o qualcosa di diverso, forse la seconda. Comunque vabbè, andiamo avanti. Allora, in caso di allora, qui bisogna capire se la critica è al fatto che qualcuno, preoccupandosi della possibile situazione relativa a alcuni bilanci, chiede una due diligence per scoprire se i bilanci sono stati fatti bene o eventualmente vanno rettificati, se questo sia una cosa buona o una cosa cattiva. Per me è una cosa buona e credo anche per tutti i colleghi consiglieri che sposano l'idea di scoprire la verità sui numeri di un'azienda, numeri così importanti. Quello che avviene dopo, signori, lo stabilisce la legge, per cui poi è all'interno di quella legge che si trovano, le soluzioni e ovviamente l'intenzione rimane quella che abbiamo già detto nel nostro ordine del giorno. Sul discorso, al commissario Stefanori qualcuno lo ha, diciamo, tacciato di ritorno al passato. E qui addirittura troviamo un ripristino di fondi quando l'idea è quella di creare un'azienda efficiente che addirittura vada verso l'autosufficienza e non verso, no, diciamo, una forma di erogazione di servizi che tra le altre cose non rappresentano, perché non si capisce se poi il sociale è il core o non è il core di questa azienda. Per cui riteniamo che un'azienda ben gestita possa anche far fronte eventualmente a una riduzione dei fondi rispetto al sociale ed erogare servizi sociali sul territorio grazie anche proprio a una gestione efficiente. Per cui su questo ordine del giorno voteremo no. Grazie.